Eccoci qui in diretta nuovamente dal MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza. Ormai, caro Saiuz, noi qua siamo ospiti fissi, non so perché non ci hanno ancora cacciato. RadioSaiuz.it, questo è il nome della radio, lo dico per chi ci stesse sentendo su altre piattaforme che amplificano la rete di Radio Saiuz, per l'appunto. Odrei, dico bene? Non ho sì. Detto che è perfetto. Ciao. Allora ragazzi, altra chiacchierata, altri artisti, altra band che non conosciamo di Radio Saiuz, che proveremo e inizieremo anche a conoscervi. Dimmi tutto, oggi mi impappino, sappilo. Ciao a tutti, io sono Phil, mi accosta. Ciao. È andato senza basetta, ecco. Cioè basettissima, cioè. Hai capito? Dovuta la basetta. Ah sì, è dovuto perché... Noi siamo una band di Vicenza. Noi siamo una band di Vicenza, facciamo blues rock. Sì. E niente, siamo venuti qua a farci un giro, un po' per farci un'idea un'idea di come sta andando avanti l'ambiente degli indipendenti, certo, italiani, insomma. E ricordiamo che, giusto per chiarire, caro Saiuz, cioè non sai che sono arrivati loro, è arrivato il manager, diciamo, dice: ragazzi, io qua c'ho due band, una sono loro. Esatto, appunto, dico che salutiamo il manager. Dai, un saluto al manager. Ciao a tutti. Ah, c'è anche tanto di videocamera. No, ci arrivo. No, giusto, scherzi a parte. Anche perché, insomma, non è facile anche trovare qualche artista che è seguito. Sì, adesso io faccio la battuta, ma che effettivamente è seguito da qualcuno che gli cura anche. Adesso non so se vi curi solo le serate o gli eventi, però perlomeno so le pagine dei social, comunque i contatti. Sì, o comunque contatti, vi mette all'interno di un, esatto, sì, circuito. Quindi c'è all'interno di un meccanismo di una rete, di un network di contatti, mm-hmm, che è sempre utile avere. Qui al MEI voi siete venuti a fare un giro o vi esibite anche? No, siamo venuti a fare un giro. Ah, siamo venuti a vedere una band di ragazzi che sono nostri colleghi, diciamo. Sì. Suoneranno dopo i Celeb Car Crash. Sì. Quindi se qualcuno viene a Faenza stasera se li può vedere. Esattamente. E voi no, state niente, solo oggi o anche domani? Siamo solo oggi, proprio sì. Toccata e fuga. Sì, ma diciamo che già il fatto che venite anche un po' a tassare il terreno, a essere anche aggiornati, se vogliamo. Sì, esatto. Quello che è il mondo dell'indipendente, che per quello che riguarda il MEI, adesso noi li ringraziamo perché comunque ci danno la possibilità di essere qui presenti. Uno spazio, seppur limitato, però sempre uno spazio qui a Faenza. Ogni anno notiamo, e Saiuz che adesso non mi sente perché è impegnato, notiamo che si ingrandisce sempre di più, perché vedo sempre molte più facce note, sì, all'interno di questo contest, di questo evento, anzi meglio ancora. E ricordiamo 4 giorni più almeno di Radio Saiuz, solo oggi e domani. E però ovviamente ho visto anche degli incontri, ho assistito molto molto interessanti, mm-hmm, e quindi essere qui presente anche solo, come dicevi tu, una toccata e fuga può essere un'ottima idea, però sì, esatto, erano anni che volevo venire, volevamo sì. venire e abbiamo colto l'occasione, diciamo. Parliamo, ho preso la macchina, sì. Parliamo un po' di voi, sì. Io darei, esatto, che cazzo di voglio fare, diciamo, cioè che sono venuto a fare, meglio. No. Che parte, no, voi una band di Vicenza, di da Vicenza. Quanti, solo voi due siete? No, noi siamo in quattro, siamo okay. In due in rappresentanza. Certo. E cosa suonate? Suoniamo blues rock. Sì, bello. In italiano, almeno per il momento. Sì. E no, niente, siamo nati nel 2011, mm-hmm, e con il tempo appunto abbiamo cominciato a spostare i nostri orizzonti da quello che prima era un hard rock, tutti si parte super carichi con l'hard rock all'inizio e con i Led Zeppelin, così, e poi invece abbiamo trovato un po' il nostro status quo, diciamo, sì, esatto, nel blues rock, cercando di renderlo anche interessante con la lingua italiana, insomma, certo, ecco. Questo è il insomma, contorno, la cornice. Esatto, in 4 anni vi siete fatti anche un po' le ossa, no? Sì, sì. Questi 4 anni avrete fatto anche dei spettacoli, dei concerti. Abbiamo, certo, validate. Sì, abbiamo avuto l'opportunità di aprire a band abbastanza importanti, sì, che comunque sono sempre esperienze, perché si impara sempre da una band, certo, con più esperienza. Ad esempio gli Aucan, sì, quest'estate abbiamo suonato all'Home Festival di Treviso. Sì. La serata c'erano i Subsonica, c'era J-Ax, poi abbiamo suonato con... Oh, ma il manager funziona! Sì, funziona. Con i Bud Spencer, Blues Explosion, sì, che anche quella è stata una grande esperienza, poi c'è anche un'affinità di genere, quindi certo, è stato veramente anche suonare nello stesso palco in cui suona con, sì, insomma, sì, con persone che si guardano dal basso, certo. È stata una grande cosa.
Abbiamo registrato due dischi, cioè in realtà un disco, il primo disco in inglese nel 2011 e poi un EP che vi lasciamo anche volentieri quest'anno, nel 2015, ad inizio anno. Si chiama Equilibrio, contiene tre pezzi in italiano. Beh, diciamo che allora immagino avete anche un bel seguito per quello che riguarda sì, il fan, in città, a Vicenza, sì, adesso stiamo cercando di ampliare le vedute, certo. E fan, diciamo, sul post a Vicenza, per quello è una domanda che ormai faccio spessissimo, quindi chi ci sta seguendo da oggi se mai mi maledirà, ma tutti. No, ma perché ci sta di questi tempi? Per quello che riguarda l'area social, no? Facebook, Twitter e quant'altro. Sì. Al di là di chi li segue, chi non li segue, però com'è il seguito anche da quel punto di vista? Beh, io direi positivo. Abbiamo sempre molto feedback. Sì, dopo ci divertiamo a fare un po' anche gli scherzosi, così ci mettiamo un po' del nostro. E tira molto sui social. Sì, esatto. Insomma, la presenza. Noi due siamo studenti di comunicazione all'università. Quindi ci mettiamo noi due personalmente sui social. E cerchiamo di renderlo interessante. Ogni giorno pubblichiamo qualcosa. Sì, infatti forse anche questo, gestirlo. Quindi lo curate voi direttamente. Quello lì abbiamo deciso di fare tutto noi perché crediamo possa portare a dei risultati. Li sta portando, perché vedo che l'importante è. Credo non sia quello di avere 5.000 persone che ti hanno messo mi piace sulla pagina, ma di avere persone che effettivamente te la seguono, la tua pagina, che sia Facebook, Twitter, così. Quindi quando si hanno tanti feedback è sempre positivo, anche per una cagata che si pubblica online. Ma infatti è forse proprio questo il reale riscontro, no? Sì, esatto. I veri like, no? I veri like. Esatto. E quindi studenti di comunicazione, quindi siete giovani, quanti anni avete? E io 22, lui 23. 22-23. E altri componenti alla band più o meno sempre la nostra età, conosciuti a Vicenza, no? Sì. Un po' per caso. Siamo trovati in una sala prove e abbiamo cominciato a suonare. Zitto, sono ormai 4 anni. Sì. Quindi diciamo che non è andata tanto male. No, è andata bene, i risultati arrivano. Mi raccontano un pochino il passato, quello che state facendo, e il futuro cosa dice? Cosa vi aspettate dall'ultimo lavoro? Adesso entreremo in studio nuovamente. Sì. Ma non entreremo in studio in Italia. Perché andremo a suonare all'estero, un'etichetta ci supporterà, Sleep Trick Records, ci supporterà in un anno di tour in tutta Europa, quindi probabilmente cominceremo a cantare, torneremo a cantare in inglese, ma alla fine la lingua non è che un mezzo per arrivare prima alle persone, arrivare meglio diciamo alle persone, e quindi staremo fuori casa, in trasferta per un anno. Assolutamente, è il sogno che si avvera. Da fine ottobre poteva andare meglio, però. No. Almeno per ora credo non immaginavamo neanche una cosa del genere. Adesso così, tanto per un po' conoscervi meglio, un po' per cercare di trasmettere questa informazione a magari altri artisti, magari che ci stanno provando, no? E come avete conosciuto questa etichetta, se si può dire? Allora, tramite il nostro management. Immagino si chiama Sorry Mam, cercatelo su Facebook e in internet, Sorry Mam. Il manager chiamato Mida, amici, perché quello che tocca. No, allora diciamo che questa etichetta stava cercando una band. Sì. Sono stati proposti tanti nomi, il nostro rimaneva sempre tra i papabili. A un certo punto abbiamo detto fanculo, prendiamo un aereo, siamo volati, loro ci siamo incontrati in Lettonia, che non è proprio il primo posto che può venire in mente. Siamo arrivati. E così di sorpresa. Lui si è fermato un attimo in un locale vicino Riga, ma è un'altra storia questa, che poi ci racconterà. No, storia finale dell'autobiografia, insomma, sono cose. Dopo il successo le immagini parleranno per lui, no? Sì. Adesso ha tre figli in Lettonia, no, comunque scherzi a parte. Siamo arrivati fin lì e abbiamo sorpreso un po' chi gestisce questa etichetta, abbiamo detto cucù, eccoci qua noi. Siamo determinati e a quanto pare questa cosa ha pagato. Vedi che è anche una bella storia da raccontare questa. Anche una grande esperienza, è stata un'esperienza, infatti si tramutata in qualcosa di più, quindi anche meglio. Poi sono sempre belle queste, anche storie da raccontare, non dico solo con gli amici, ma in generale, no? Sempre, ma anche da qualche annetto. Tra l'altro credo sia la prima volta, la prima volta che la diciamo. Non abbiamo ancora rimorchiato questa storia, però. Non l'abbiamo ancora detto pubblicamente. Scusami, però se lo dici a me. Tu capisci che c'è, però. Sono ancora cascoflare. No, Odrey, Odrey, ci scrivete sulla pagina Facebook e vi diamo il numero di Costa senza problemi. Mi hai tolto le parole, ti stavo per chiedere, fai lo spelling bravissimo. Cogliamo l'occasione, visto che è stata chiacchierata abbastanza veloce, noi
come mai facciamo con tutti, nel senso che ci piace dare spazio e voce a tutti, vi invitiamo a essere, a fare anche una chiacchierata magari durante questo tour all'estero, una chiacchierata sul web durante una diretta di RadioSouth.it. Noi tutti lunedì sera intervistiamo degli artisti musicali, soprattutto adesso abbiamo il calendario pieno per un mesetto, ma poi da novembre le date ci saranno sicuramente. E quindi magari se anche ci volete seguire su Radio Sauz, la pagina Facebook e non solo, magari se ci contattate ci teniamo in contatto. Forza Radio Sauz. Sì, perché la cosa bella è che voi voi siete a Dublino, a Berlino o in Groenlandia, potete comunque con un click su internet, Skype, avere la possibilità di fare una diretta con noi. Diciamo che se sei in California tu capisci che, cioè, io vado in diretta alle 22 di sera lunedì, poi tu che sia alle 16 o alle 4 di mattina, mandi un messaggio, non mi ricordo il fuso, però no, scherzo a parte, no, quindi vi invito veramente a seguire, così noi vi seguiremo per capire noi, per tenere anche un pochino il ricordo di questa chiacchierata, dove si va, e pubblicheremo anche questa intervista, ve la gireremo appena sarà pronto il podcast. Noi oggi siamo andati in diretta, ma chi l'avrebbe detto, no? E quindi vi invito veramente a seguirci reciprocamente per cercare anche di fare una chiacchierata. Sì. Magari sarebbe bello anche proprio durante il tour, non sarebbe? Sarebbe anche quando è che parte il tour? Allora, noi partiamo a gettare le basi. Sì. E torniamo su in Lettonia a fine ottobre. Sì. E poi da lì il tour lo stiamo pianificando, insomma. Sì. Dovrebbe girare tutta l'Europa. Insomma, quindi insomma, ben volentieri noi saremo. Ma vi teniamo aggiornati, se siete interessati, vi teniamo aggiornati. Ci fa molto molto piacere. Poi nel nostro piccolo, diciamo piccolo ma grande, perché comunque sulla rete la rete è infinita praticamente. Sì. E io vi ringrazio ancora per questa chiacchierata, ringrazio il manager. Se vuoi venire anche boss, vuoi venire anche tu, facciamo la foto. Dai, vieni alla mia sinistra, così. Alla sinistra, sono calmo. Vedete che adesso i potenti mezzi di Sirius. Forza! Mega selfie! Forza! no, lui è pazzo, lascia stare, non ha preso le medicine. È sempre così. Perfetto, ragazzi, vi ringrazio. C'era un altro ragazzo, mi pare. Grazie. Beh, no, ragazzi, veramente, diteci qualcosa che. Cerchiamo su Facebook. Da lì. Sì. Ah, è vero. Allora, così dobbiamo. Aspetta, appoggio.